Una memoria che continua ad essere coltivata, per non dimenticare il sacrificio di chi ha liberato questa terra dal nazismo e dal fascismo e che ha dato all'Italia la democrazia. Un centinaio di persone stanno partecipando alla 7ª edizione della Derby 40 Mile Ranger Challenge, la 65 km di camminata lungo la Garzana orientale in onore del colonnello William Orlando Derby, ucciso a Torbole il 30 aprile del 1945, e dei 25 soldati americani inghiottiti dal lago di Garda quello stesso giorno, mentre navigavano con l'anfibio Duck. La manifestazione è stata organizzata ancora una volta dal colonnello Rick Shern, ranger americano in pensione residente a Bardolino, con la collaborazione di Ben Appleby, vicepresidente dell'Associazione Storico-Culturale Torbolana Benac e il patrocinio dell'amministrazione comunale di Nago Torbole. Paracadutisti della base americana di Vicenza, soldati dell'esercito USA di stanza ad Aviano, rappresentanti delle associazioni combattentistiche ed arma e del volontariato e numerosi simpatizzanti. Alcuni con addosso delle spille con la riproduzione della bandiera dell'Italia e degli Stati Uniti, altri col simbolo della 10ª divisione di montagna sul petto. Ognuno con il proprio ritmo, ma tutti assieme in un viaggio sulle orme del ricordo di momenti terribili e di micidiali mitragliatrici, di giornate che costarono agli americani più di 300 uomini, tra morti e feriti. Un sabato con il sole alto in cielo, che ha accompagnato il gruppo da Peschiera a Torbole. Per onor di cronaca, il primo a completare il percorso è stato Danilo Frapporti, non nuovo a traguardi di questo tipo sulle lunghe distanze, e che si è concluso con la cerimonia di commemorazione qua in Piazza Litzmann. Le campane della chiesa di Sant'Andrea hanno suonato 25 rintocchi, seguiti dall'appello in ordine alfabetico dei 25 soldati della 10ª divisione di montagna che perirono nella peggiore disgrazia di epoca contemporanea del Garda. Poi l'inaugurazione del monumento, un obelisco che ha integrato quello dedicato a Derby. Il relitto del Duck giace ancora nel Garda. E come si sta muovendo l'amministrazione comunale per recuperarlo? Beh, abbiamo raggiunto un accordo come maggioranza che c'era già in campagna elettorale di procedere con tutte le nostre forze a portare avanti un progetto di recupero. E, con i volontari del Garda abbiamo già avuto delle discussioni, ci è stata prospettata una possibilità tecnica che esiste. E non è facile, non sarà facile, non sarà a quanto pare nemmeno una cosa molto economica, ma crediamo che l'importanza simbolica che ha quel relitto, oggi abbiamo assistito ad una cerimonia che ne ha evidenziato ancora una volta l'importanza, valga la spesa e soprattutto valga l'impegno umano e di persone che si renderà necessario per arrivare a un obiettivo che è molto ambizioso. D'altra parte, e oggi abbiamo visto delle persone commosse per questa pagina di storia che in molti ancora non conoscono e che è stata determinante per le sorti del nostro comune e che merita, per onorare la memoria di questi ragazzi giovanissimi, di essere raccontata anche attraverso l'istituzione di un nuovo monumento. Come è stata l'esperienza di fare questi 62 km assieme a loro? Beh, è stato veramente emozionante potersi misurare sia umanamente che sportivamente con dei soldati americani, devo dire molto, molto ben allenati, molto determinati, ognuno col proprio passo, ma tutti appunto determinati a voler portare a termine questa impresa che appunto va nel senso di onorare la memoria di un'ultima marcia americana che ha portato a noi la libertà e che oggi abbiamo un po' capito che cosa volesse dire. Insomma, loro non correvano, non andavano con delle scarpe da jogging e nemmeno con lo zaino leggero, ma erano
ultra equipaggiati e stanchi da una guerra logorante, e noi abbiamo potuto fare questo piccolo assaggio. I dolori leggeri di gambe che abbiamo non sono nulla rispetto a quanto ci hanno dato. Avete già idea di dove verrà collocato il DAC? Stiamo studiando qualche ipotesi. Come dicevo, c'è prima da superare una serie di ostacoli tecnici, essendo molto profondo, siamo a 270 metri di profondità, quindi il primo ostacolo è di tipo tecnico, il secondo ostacolo è di tipo economico. Con i miei colleghi in maggioranza, con il sindaco che è molto interessato alla questione, stiamo studiando alcune possibilità. Qui in divenire, qua vicino, ci sarà la nuova piazza che potrebbe essere un potenziale luogo interessante. Forse ancora di più lo sarebbe questa piazza che vedete alle mie spalle, che appunto sarebbe anche simbolicamente il luogo perfetto, in quanto di fronte alla spiaggia e di fronte sostanzialmente al luogo in cui è avvenuta la tragedia. Thank you.